Ecco le immagini della messa celebrata a Springfield, la città dove la scorsa settimana il bimbo di 8 anni, muto dalla nascita, ha pronunciato la sua prima parola mamma dopo il voto fatto a Sant'Antonio. In missione pastorale con una reliquia del santo, in Massachusetts c'era anche padre Enzo Poiana, tantissimi fedeli che hanno partecipato alle messe solenni celebrate domenica scorsa. Nei 9 giorni di esposizione della reliquia, dalle 6 di mattina fino alle 10 di sera, Sant'Antonio non è mai rimasto solo. Ecco, c'era sempre chi pregava davanti alla reliquia esposta e ci sono state delle bellissime celebrazioni. La preghiera ha unito non solo la comunità di Springfield, ma anche molti italiani, spagnoli, portoghesi, filippini, coreani e non solo. Padre Poiana ricorda con emozione l'incontro con il bambino e la sua famiglia. Ora il miracolo è ancora da verificare, è tutto affidato al vescovo locale, ma in lui c'è la speranza. Una creatura molto, molto vivace, molto, molto attenta e anche che ha la capacità di comprendere, che risponde a tono con i gesti oppure utilizzando un tablet per far conoscere quello che lui desidera, quello che lui vuole. Il rettore del Santo, durante il suo viaggio, ha fatto visita anche alle case di riposo della cittadina americana. Ci sono stati dei momenti così molto commoventi. Prima di tutto la presenza degli ammalati. Ecco, c'è stata una giornata dedicata a loro e hanno dato una risposta proprio venendo in massa e quindi incontrando queste situazioni non solamente di persone anziane con acciacchi dovuti all'età, ma anche di persone giovani.